un convegno per attirare l'attenzione sul grave problema della violenza sulle donne. La CISL prosegue così il lavoro avviato nei mesi scorsi sulla drammatica realtà che attanaglia molte donne. Oltre ad aver proposto quindi una campagna di sensibilizzazione attraverso bandiere e manifesti esposti davanti alla sede provinciale, la CISL ha organizzato il convegno per analizzare le ragioni profonde di questi comportamenti ed azioni necessarie per contrastare il fenomeno. Il progetto è appena iniziato perché è scaturito dall'ultima assemblea congressuale che abbiamo avuto in primavera, dove le donne della CISL hanno portato appunto in questa assemblea la problematica della violenza sulle donne, del femminicidio, e abbiamo iniziato con l'esporre all'esterno del nostro antistante, i nostri uffici, quattro bandiere simbolo contro il femminicidio che sono state fatte dal nostro Gigi Bellometti, che collabora con noi da tanti anni, e le abbiamo messe lì proprio a monito perché la società, nel vederla, capisca che come sindacato siamo vicini alle donne. Abbiamo anche messo in piedi questo convegno invitando appunto persone importanti. Tra i relatori anche Domenico Farinacci, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Brescia. Come fanno le donne adesso a potersi difendere? Sono stati introdotti numerosi strumenti, numerose iniziative per favorire l'emersione di questo fenomeno particolarmente grave. L'importante è che le vittime abbiano la consapevolezza che questo tipo di fenomeno segue un andamento ad escalation, vale a dire si comincia con azioni magari di maltrattamento psicologico, si comincia col maltrattamento fisico e l'intensità delle condotte aumentano. Quindi il problema non si risolve, diciamo, aspettando, nella speranza che prima o poi il maltrattante comprenda la gravità delle sue condotte. È importante parlarne, è importante rivolgersi alle forze dell'ordine, è importante segnalare. Tutto ciò consente di innescare quei meccanismi che possono portare appunto a bloccare questo effetto escalation. È molto importante che la donna denunci, ma la donna spesso lamenta che si arrivi troppo tardi. E l'intervento è un intervento articolato, un intervento complesso che deve da un lato garantire il massimo della sicurezza e il massimo della tutela nei confronti della vittima, d'altro canto deve garantire l'acquisizione completa di tutti gli elementi di fatto per ricostruire le condotte e per poterne apprezzare a pieno la gravità e la natura di quello che è stato posto in essere. Per questo è importante segnalare per tempo, segnalare immediatamente, perché prima si avvia il meccanismo e prima il ciclo, della tutela, degli interventi riesce in qualche modo a completarsi.